Strada facendo, il regno è più vicino. Gesù, inviando i discepoli come apostoli, li manda in mezzo alle persone, in mezzo alla gente, perché attraverso la loro carità, il loro amore, testimonino Cristo nella loro vita. Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. I discepoli sono inviati verso le persone. Questo significa che non vanno aspettate, ma cercate. Là dove esse vivono, lavorano, crescono, va loro annunciato che lì dove sono è vicino il regno di Dio. Vicino alla loro vita e a quello che stanno attraversando. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Due cose diventano il segno che il regno è vicino. Il male contrastato in ogni modo, l'amore gratuito, fatto e dimenticato. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. Nella vita occorre viaggiare leggeri. Queste indicazioni ci danno tre suggerimenti. Non aver paura, affidarti di quanto Dio ti ha già dato. La gratuità apre tante porte. Meno mettiamo noi stessi, più spazio lasciamo a Dio. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Cosa significa cercare una casa degna? È l'invito a cercare il buono che già c'è e che spesso rimane nascosto. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace torni a voi. C'è quindi una bellezza che va illuminata dal Vangelo. La pace porti frutto ovunque ci si trovi.